25, quindi ci ho messo 15 minuti a voler iniziare lo streaming più o meno. Ho cercato di fare l'anteprima, poi ho avuto dei problemi. Ecco, allora mi raccomando, cambio occhiali, metto quelli vecchi per vederci meglio. Se volete cercare in YouTube, mettete nel campo di ricerca hashtag Santenchan. Tutto attaccato. Ciao, il ricottaro che sognava. Ciao, ciao caro. Allora dicevo, proprio qua è un live casareccio. Non mi sono vestito elegante, nulla, perché è troppo tardi. Tanto ho appena finito di vedere il vecchio live. Ah, bene, e adesso vediti questo. Grazie. E cerca di condividerlo. Allora mi raccomando, il ricottaro che sognava, e mi raccomando a tutte e tutti voi, amici miei e amiche mie, se vi piace questo video, condividetelo. Salve Alessandro Arcangeli. Se vi piace questo video, Alessandro Arcangeli e il ricottaro che sognava, e anche tutte e tutti voi, aiutate il mio canale, dategli un like, commentatelo e condividetelo. E se volete ulteriormente aiutare il mio canale, dato che io non chiedo come molti la ricarica del cellulare o per esempio denaro per venirmi a incontrare o per parlarmi o per scrivermi o eccetera, condividete i miei video che guardate. Alessandro Arcangeli, ciao. Allora mi raccomando, condividete i miei video e se vi piacciono i miei argomenti, chiedetemene altri. Io purtroppo in questi giorni ho dovuto cancellare più di 11 video che io rispondevo alle domande di una persona che credevo una persona amica. Un amico di Instagram, non farò il nome, poi non so, ha iniziato a insultarmi in Instagram e mi ha detto di cancellare tutti i video nei quali io gli rispondevo alle sue domande, cosa che ho fatto. Niente, evidentemente non era un amico, mi ha fatto perdere un anno o due rispondendo alle sue domande che mi domandava tipo: ti piace più la ketchup americana o la ketchup all'italiana? Non farò il suo nome perché tanto chi se ne frega. Comunque, ecco, se mi volete aiutare, proponetemi qualche tema, ma soprattutto condividete i miei video, dategli like e commentateli. Questa è l'unica forma in cui io voglio essere aiutato. Non voglio chiedervi denaro, non ho la PayPal perché non ho un account bancario, eccetera, eccetera. E poi sono sempre vestito alla buona, come potete vedere. Comunque, il tema del giorno è incentrato sulla meditazione e su una cosa fondamentale di essa. Come premessa, io qua c'ho un rosario piccolino, al collo ce ne ho invece quelli di 108 perle, che sono tanto buddisti come indù, dipende. Fai un video su Massimo Tamarasco, mi dice il ricottaro che sognava. Sembrava un brav'uomo, magari così ti sponsorizza. A sua volta. Nelle sue live c'è gente cordiale e gentile. Ah, va bene. Massimo Tamarasco, anche gente della tua età, penso. Massimo Tamarasco, lo devo cercare. Dove scriverlo? C'ho tanti biglietti, ma. Massimo Tamarasco. Prima guarderò qualche suo video. Allora
allora vi dicevo, il tema che mi premia è molto gentile e disponibile, è un life coach. Ah, bene, grazie. Il ricordo che sognava, lo conosci, Ale? Bene, il tema che mi cercherò il video, il tema che mi premiava trattare oggi è la meditazione, della quale ne ho parlato nel passato. Per meditazione io intendo quella disciplina psicofisica che realmente fa funzionare a un altro livello, ma non intendo necessariamente nessuna pratica religiosa. Io sono sempre stato ateo, quindi non ho mai praticato cose da un punto di vista religioso. Poi, cari amici, se voi gli vorrete parlare a Massimo Tamarasco di me, fatelo pure, in modo che magari sia lui a iniziare a guardare il mio canale, perché quello che è successo con le Gran Commentador, che mi ha chiesto in Instagram di fargli vedere del materiale, poi non mi ha risposto perché ha detto che gli ho mandato troppe risposte, ecco, non vorrei che anche Massimo Tamarasco quindi presentatemi voi a lui. Avete avuto questa grande idea? Adesso parliamo della meditazione. La meditazione non necessariamente deve essere una intesa come una pratica religiosa, anzi la possono praticare anche gli atei come me. La meditazione permette di alla mente di superare la mente, permette all'individuo di superare il disordine che c'ha interiormente e di acquietare tutto il gioco di dicotomie che fanno parte del funzionamento della mente. Per esempio, prendete un dizionario, un vocabolario qualunque, e vedrete che ogni termine c'ha la sua antinomia. Per esempio, buono il contrario di cattivo, cattivo il contrario di buono, sano il contrario di malato. Le parole si spiegano così, con il loro contrario. Chiaro è il contrario di oscuro, basso è il contrario di alto, come direbbe Lao Tse. E rompere con questa dicotomia costante, elaborazione della realtà e proiezione di interpretazioni sulla realtà, perché noi assorbiamo attraverso i sensi la realtà, la reinterpretiamo, quindi quello che viviamo non è la realtà, ma una nostra interpretazione costantemente, come voi starete interpretando questo video. Quindi, che dire, la meditazione permette di tagliare questo ping pong fra l'io e la realtà, permette di sciogliere il mondo soggettivo in quello oggettivo, quindi di annullare la soggettività e l'oggettività, di cancellare la stessa esperienza, e rimane l'esperire, come diceva Emile Zola, del quale ho parlato oggi, non l'autore teatrale francese Emile Zola, ma lo studioso professore di lingue anglosassoni, inglese, il torinese e l'Emile Zola, che ha anche studiato le civiltà esoteriche, gli insegnamenti esoterici e le civiltà orientali. Allora, per esempio, un grande aiuto è il mala o rosario, come lo chiamano in sanscrito, in indù. Questo è un rosario giapponese piccolo. Ce ne sono altre anche grandi. Allora, il trucco sta nel distrarre la mente. Quando si arriva al pennacchio si fa un giro. E quindi perché recitare tante volte? A volte per contare il numero dei mantra, ma a volte per distrarre la mente. Infatti un conteggio infinito porta a evadere dalla contingenza. Puoi recitare Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, occhi semichiusi, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Devi rimanere nella soglia della percezione, non ti devi perdere nel tuo mondo interiore, ma non devi rimanere soggiogato al mondo esterno. Om Mani Padme Hum, 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 Om
Padme Hum, Omani 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 Padme Hum. Quando arrivi, non importa la grandezza del rosario o le sue dimensioni, fai un giro così e ricontinui dalla parte che sei venuto. Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Va bene, allora, i jainisti hanno anche il loro mantra, i buddhisti anche, di tutte le tradizioni, gli hindu anche, e anche i sikh, dei quali ho parlato oggi, parlando di Guru Nanak. Guru Nanak, credo che sia stato lui, maestro perfetto della sua epoca, fu una figura capitale. Comunque non so chi abbia fondato adesso la religione Sikh. Trovate su Wikipedia, che avrei potuto cercare su Wikipedia, ma Guru Nanak è stato importante. In questo opera si descrive la vita di Guru Nanak. Hanno molti mantra, i Sikh, scritto SIKH. Però loro, per esempio, hanno dei mantra che si recitano in successione, quindi non utilizzano un rosario, un mala, ma la punta delle dita, perché devi prendere coscienza di ogni recitazione toccando la punta delle dita. Allora c'è un famoso mantra che non ha nulla a che vedere con il satanismo, ma lo praticano anche nello yoga, praticanti di yoga hindu o sikh, che è sa ta na ma sa ta na ma. E questo c'è anche una sua ragione pratica. Queste sono mudra dello yoga, che sono adottate anche dai taoisti e dai buddhisti e dagli induisti. Sì, però no, non è il satana cristiano. In realtà sono sei lettere, la S, la T, la N e la M, che combinati con la A danno le quattro sillabe sa ta na ma, sarebbe sa eternità infinito, ta nascita, ma morte, no, sa infinito, ta nascita, na morte e ma rinascita. Degli Elohim non so nulla perché non sono biglino o bilingo, biglino. Allora puoi anche contare con la punta delle dita. Di fatto c'è un mantra, Ramadasa, che credo che sia composto di Bija mantra, cioè di particelle mantra, per cui poi Ramadasa, Ramadasa. Se per marcare ogni sillaba del mantra, Ramadasa, se tu lo facessi con un mala, con un rosario, Ramadasa, Ramadasa, magari lo dici di seguito, non hai coscienza di ogni sillaba. Dovresti dire Ramadasa, 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 però diventa più astratto. Il contatto della punta delle dita, di
del pollice con gli altri, ra ma da sa. E poi il fatto è che questo è anche aria o vento, acqua, aria, vento, acqua, terra, non so, gli elementi che sui quali meditano gli yogi e anche i taoisti. Per cui quando i taoisti e anche gli indù e buddisti chiudono le mani così e si siedono nella posizione di loto o su una sedia a gambe incrociate, è perché l'energia non deve fluire verso l'esterno ma deve circolare interiormente. Quando invece si mettono a mani così, è che l'energia circola verso l'esterno. Scusa, ma devo leggere i vari messaggi. Yogi e Bubu. Sì, Yogi e Bubu. Allora, dicevo, l'importanza della meditazione è fondamentale per diciamo resettare la mente, come si resetta la memoria del cellulare. Ma una cosa che ho incluso nel titolo: l'importanza del silenzio. Infatti non ci potrebbe essere discorso senza silenzio, senza pause fra le sillabe, fra le parole. Quindi l'importanza del silenzio è fondamentale per la meditazione, e la meditazione è importante per il silenzio. Ecco qua, vi consiglio la lettura . Grazie il ricotaro che sognava, bella questa live, molto istruttiva, grazie a te di seguirmi. Vi faccio vedere di Vimala Thakkar per le edizioni Ubaldini editore Roma, Vimala Thakkar, Il mistero del silenzio, che come diceva Elemire Zolla, del quale ho parlato nel video live di questo pomeriggio, di questa, non so se l'ho fatto la mattina, non ci può essere la musica classica senza le pause, senza le pause non ci sarebbe nessun ritmo musicale, ma sarebbe tutta una cacofonia infernale. Allora, prendere delle pause retoriche nel dialogo. Purtroppo in YouTube la gente apprezza quando parli, prrr, ta, spari a raffica. Invece è importante prendere delle pause retoriche per dargli senso espressivo a quello che dici. Ma è anche importante che il silenzio ci abbia il suo mistero. Non tutto può essere rivelato. Non di tutto si può parlare, ci sono delle cose che rimarranno nella nostra intimità, delle esperienze, dei vissuti. Quindi l'importanza del silenzio in che radica? Che veramente chiediamo riposo alla mente. Le pause sono anche sacrali e rituali, vedi Chiesa. Esatto, perché la meditazione è un modo di staccare consapevolmente e senza perdersi nella soggettività onirica e senza perdersi nell'oggettività mondana. È una forma di riflettere. Quindi leggere e riflettere su quanto si legge è molto importante. Meditare è una forma di non rimanere sempre inconsapevoli, di non reazionare come degli automati, di riflettere sulle nostre sensazioni, di quanto si legge, di quanto si vive, invece di essere dei robot, degli automati. Quindi l'importanza del silenzio, il silenzio deve essere il nucleo del nostro pensiero, il silenzio deve essere il nucleo della nostra parola, il silenzio deve essere il nucleo del nostro modo di attuare. The Yigen is Love Live, ciao, come stai amico? Se ti piace questo video dagli like e mi raccomando condividi. Il silenzio deve essere alla base, dicevo,
di tutta la nostra esperienza. Infatti, se si va a vedere, Mary Ricami, ciao, ciao Mary. Ah, mi spiace per te, The Gigenis Love Live. Dicevo, infatti, il silenzio, che apparentemente solo un vuoto, un'assenza di suono, invece è una pausa fra un suono e un altro, se no sarebbero tutti rumori cacofonici. Ed è un po' come il vuoto che c'è nella materia, perché realmente la materia viene dal vuoto, lo hanno anche detto gli scientifici, gli scienziati. Buon argomento, non ti interrompo. No, 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 se hai delle domande da fare degli Higgins Love Live, benissimo, falle. Anzi, è proprio questo il bello della dieta. Gli scienziati hanno stabilito che la materia viene dal vuoto, perché se voi calcolate lo spazio che c'è fra il nucleo di un atomo e i suoi elettroni, è come lo spazio che c'è fra il nostro Sole e l'ultimo dei pianeti esterni. Quindi, se noi potessimo comprimere tutto ciò che sta nella Terra, togliere tutto lo spazio che c'è negli atomi, che c'è fra gli oggetti, magari rimarrebbe una cosa piccola così, che sta nel palmo di una mano, ma con una forza gravitazionale così forte, milioni di volte più forte della Terra, che verrebbe fuori un buco nero. Quindi pensate non solo lo spazio che c'è subatomico fra una particella e un'altra. Grazie per la lezione di saggezza. Grazie a te, Mary Ricami. Io di solito dico sempre che il silenzio a volte bisogna mantenerlo. Io so solo che quando una parola... Bisogna rispettarlo stando in silenzio. Esatto, bisogna rispettare quando uno sta in silenzio. Una parola è troppa, due sono poche. Poi però pensiamo a tutto lo spazio subatomico fra i quark, fra le varie particelle. Pensiamo in scala più grande a tutto lo spazio che c'è fra i nostri pianeti, e pensiamo allo spazio siderale che c'è fra i sistemi solari, pensiamo allo spazio che c'è fra le galassie, pensiamo lo spazio che ci sarà fra i vari universi che ci sono, i pluriversi, perché si è scoperto che non c'è solo il nostro universo. Se riducessimo tutto, magari tutti gli universi entrano in questa stanza. Poi pensiamo che la nostra mente, come ha detto in Archetipi, Elémire Zola, leggetevi Archetipi di Elémire Zola, che la nostra mente può concepire dall'infinitesimale piccolo e addirittura andare oltre all'infinitesimale piccolo a concepire l'infinitamente gigante e andare oltre. Quindi la cosa più infinita che c'è non è nell'universo, ma è la nostra mente, la nostra immaginazione. Se solo ce ne rendessimo conto, ne avremmo un gran tesoro. Perché la nostra mente può concepire di andare oltre l'infinitamente piccolo che può percepire la scienza, e oltre, molto oltre l'infinitamente grande che può concepire la scienza. Quindi la cosa più infinita che c'è è la nostra mente, la nostra coscienza. Odio quando certa gente parla l'una con l'altra con aggressività, poco rispetto e costruttiva, dice il ricotaro che sognava. La mente mente. Grazie, quando io vedo sta cosa dico sempre almeno rispettami, e mancanza di rispetto, perché scusa se tu ti metti a parlare sopra, va bene. C'è un pubblico che mi segue molto accaloratamente. Allora, dicevo, mi piacciono gli interventi, però purtroppo oggi non ho potuto accendere il computer, quindi è un po' difficile fare seguire tutti. Comunque, mi raccomando, grazie di partecipare. E io volevo dire soltanto questo, poi vi prometto che cercherò di Massimo Tamarasco, però se potrete ditegli a voi, a Massimo Tamarasco, di guardare il mio canale,
perché io alle gran commentatore, le commentatore del tubo eccetera, gli ho parlato e poi lui non mi ha voluto aiutare. Sapete che io sono disoccupato e ci avrei bisogno che YouTube mi riattivi la monetizzazione, mi deve più di $80. Allora, dicevo, il vuoto è crogiolo della materia, la materia viene fuori dal vuoto, perché se guardiamo il vuoto cosmico che c'è, magari tutto l'universo sta in questa stanza, però quello che supera ogni cosa è la nostra immaginazione, la nostra mente, la nostra coscienza, che può andare ogni limite di grandezza, non si ferma di fronte a nulla. E quindi anche il silenzio è espressione del suono, perché il suono scaturisce dal silenzio, e il suono contiene un silenzio, il suono esprime un silenzio. Provate a rimanere isolati in una grotta e vedrete che arriverete a percepire il silenzio. Il silenzio c'è un suo suono. La gente a volte si disorienta quando sta in un silenzio assoluto, senza ronzio della lampadina, senza nulla. Ci avviciniamo alla mezzanotte, senza i grilli, senza nulla. Andate, vabbè che è pericoloso oggigiorno, ma in un campo aperto, e vedrete che vi rimbomberà nelle orecchie il suono del silenzio. Il silenzio c'è un suo suono. Per quello meditare anche sul silenzio, meditare sul nulla, ma non quando si dice avere il nulla nella mente, avere la mente in bianco, non significa cercare di frenare l'attività mentale nella meditazione, ma meditare su quel vuoto così vasto che contiene tutta la materia. Io qua con ci sono stati dei commentari che io purtroppo non mi ha attualizzato il cellulare. Io, fatalità, non sono aggressivo, ma se devo dire cose con garbo le dico, dice Jigenilov. Prossimamente farò un video su come sono di carattere, di Jigenilov. Poi io sono fatto così, io per fare in modo che la gente che stia in silenzio, gli dico sempre: e ora che fai yoga e ti ascolti e capirai quello che intendo. Il Ricotaro che sognava, se riesco lo guarderò con piacere. Bene, infatti dal silenzio può venire la saggezza. E quindi lo yoga senza la contemplazione. Sì, stai sempre nell'argomento. Poi anche se vuoi parlare di qualcos'altro o se vi parlate fra di voi, per me va sempre bene. Mi raccomando, se questo video di Jigen is Love ti piace, fammelo sapere in un commentario quando si potrà commentare, e poi condividilo se puoi. Aiuterai molto il mio canale a crescere. Ma non c'è yoga senza silenzio e non c'è yoga senza la contemplazione della vacuità, proprio perché non si può capire nulla senza comprendere il silenzio, senza comprendere l'illimitazione dello spazio. Vedrai che Tamarasco ti piacerà, San. Ah, mi raccomando, Ricotaro che sognava. Se puoi, se conosci Tamarasco, Massimo Tamarasco, presentami, perché tu mi hai voluto presentare anche le gran commentator di YouTube, e lui ci ha avuto una ripicca e per il momento dice che se io continuo a commentargli i video e a comunicarmi con lui e non se ne fa niente. Allora sono rimasto un po' scioccato. Non vorrei che anche parlandogli io a Massimo Tamarasco magari non ne viene nulla. Quindi ricordarlo che sognava. Se puoi, digli tu a Massimo Tamarasco, io lo guardo adesso per vedere come sono i suoi video. Mi piacerebbe collaborare con qualcuno. E poi i miei video sono in Common Creative Attribution. Però tu digli tu a Tamarasco, Massimo Tamarasco, che guardi i miei video per favore, e se gli interessa il mio canale, magari con intermediazione tua o di tutti voi,
io lo conosco da poco. Iscriviti al suo canale, così in chat ti presento al team. Ah, va bene, mi iscriverò. Beh, a me yoga me l'hanno insegnato perché a volte mi arrabbiavo quando vedevo delle cose che non vanno bene. Ma io ora cerco di arrabbiarmi meno perché io non sono una persona che adora essere cattivo, neanche io, però a volte uno perde la calma, caro The Gigantis Love Live. E io soprattutto da giovane, che appunto ho preso il nome buddista cinese Santen Chan, praticavo la meditazione, la contemplazione. Poi dai 30 anni fino ai 40 ho praticato di meno, adesso si può dire più che altro che ascolto musica meditativa. Ho ripreso in questi 2 o 3 anni a meditare con i mantra. Sono stato più intenso da giovane, fino ai 30 anni. Tu sei sempre simpatico, posso darti la mia parola da amico? Certo, grazie, grazie caro amico. Grazie di essere mio amico. Grazie a tutte e tutti voi di seguirmi. Quindi meditare adesso è qualcosa che io sto riprendendo a fare, perché ultimamente ho letto molto, e poi soprattutto per meditare e leggere mi serve tempo, perché sono molto lento a leggere e YouTube mi sta rubando molto tempo. E il mondo ingiusto che certe volte ti porta ad arrabbiarti, chi è molto sensibile si arrabbia più di chi è apatico, è certo, ma a volte ti fanno delle ingiustizie che anche se sei apatico ti arrabbi lo stesso. C'è sempre più cattiveria nel mondo, quindi non so, sarà un inquinamento collettivo delle menti. Comunque ultimamente mi dedico molto a internet per condividere i miei pensieri e quindi medito di meno, leggo di meno. Sto facendo uno sforzo per riuscire a mandare avanti questo canale, che non credo molti capiscano. Un mondo da rifare, esatto, Ricotaro che sognava. Però non ho lasciato di tenere la meditazione in alta considerazione. E io vi ripeto, non è che la meditazione sia solo per religiosi, va bene anche per atei. Tutti possiamo meditare. La meditazione è l'arte di risanare la mente, di allontanarla dai problemi, dalle preoccupazioni, tipo adesso questa che ho in mente, il cellulare che si surriscalda. Mi fa pensare che domani inizi a fare insegnare yoga dalle persone che sono restate stressate, a fare in modo che siano sempre più rilassate. Esatto, consiglialo. Allora, dicevo, purtroppo ho dedicato tanto tempo dal 2013 al mio canale di YouTube, c'ho 800 e passa video, e quindi ho meditato sempre di meno, però devo ritornare a leggere. Devo ritornare a leggere, perché la lettura è anche una forma di meditare, ma devo soprattutto meditare. Ci sono tanti libri sulla meditazione che puff. Allora, ecco, uno dei miei problemi che adesso mi stanno distraendo è che il mio cellulare si può surriscaldare, poi dura di meno la vita della batteria. Perché già sono 33 minuti e 59. E sì, una delle finalità della meditazione, cari amici, come avete rivelato, è proprio quella di rendersi disponibili, perché se la gente è confusa bisogna aiutarli. Ok, io scappo perché devo controllare una cosa, che domani mattina vado al lavoro. Ciao The Gigantis Love Live. Mi raccomando, auguri con quella cosa che devi controllare, auguri domani al lavoro. Tu che hai la fortuna di lavorare, non ti chiedo per non essere indiscreto che lavoro fai, ma almeno, ecco, tu sei uno fra noi che lavora. È scoccata la mezzanotte, buon lavoro Gigan, almeno te ce l'hai. Notte, il ricordo che sognava. Sì. Mezzanotte in punto. Adesso la carrozza si trasforma in zucca, come nella fiaba di Cenerentola.
fortunato tu sia, caro degli Higgins Love Life, hai lavoro. Io invece mi filmo con cose vecchie, mi si è rotta la mia filmatrice Verio del 2010. Quindi non vorrei che mi si rompa anche questo cellulare, cellulare di mia madre, questo. Non ti preoccupare, per fare in modo di crescere con gli iscritti, io ti sponsorizzo per bene. Grazie, grazie amico, per fare aumentare i miei iscritti e soprattutto sponsorizzami in modo che aumentino le ore di visualizzazione. Perché non so perché, ma in YouTube c'ho più di 1000 iscritti, però la maggior parte di loro non mi guardano. Poi c'ho anche questa vecchia ciofeca cellulare che ho regalato a mia madre, me l'ha lasciato a me perché lei si è comprata questo dicembre 2013. Farò possibile per accontentarti. Grazie amico, tu sì che sei un tesoro. Allora, dicevo, l'importanza della meditazione, l'importanza Ciao e buonanotte, sogni d'oro, mi raccomando, che così domani potrai trionfare nel tuo lavoro, qualsiasi cosa sia, che è sempre lavoro. Domani ti sveglierai fresco come una lattuga. Allora, per chiudere questo video, perché non anch'io veramente sono molto stanco, parlerò in un'altra occasione della meditazione. Magari devo leggere di più, in modo, perché io ho letto molto da giovane sulla meditazione, in modo da parlare con argomenti in modo sciente, no? In modo. E poi già sono 37 minuti che vi sto rubando. Farò un altro video parlando sulla meditazione e sull'importanza del silenzio, perché come potrete vedere di libri non me ne mancano, molti di loro, soprattutto lì in basso, sono sulla meditazione. Questa è stata una delle tue live più interessanti. Grazie amico, sei troppo buono. Allora, il ricotaro che sognava, condividila. Però vi dico questo, care amiche ed amici che mi avete visto live, che mi avete dato like e che condividerete il mio video, aiutatemi, portate gente a guardare i video del mio canale, portate gente a iscriversi al mio canale. Io sono disoccupato, non ho lavoro, vorrei fare lo youtuber, sto cercando di, sto scrivendo, voglio pubblicare dei libri e in Amazon on demand li puoi pubblicare gratuitamente. E poi Mary Ricami, disoccupato anch'io, mi spiace Mary, purtroppo è la tragedia dell'Italia di oggi, anche io Mary. Quindi per quello che io non vi chiedo soldi, so che molti sono come me degli sfigati e delle sfigate, per cui io non faccio come gli youtuber che chiedono denaro. Io chiedo invece di aiutarmi, io chiedo di aiutarmi condividendo i miei video, dandogli like e commentandoli, perché in questo modo, soprattutto condividete nel link, si riprodurrà molte volte e magari YouTube mi ridà la monetizzazione, perché ho solo 2600 ore, devo arrivare a 4000 e mi devono già $80. Allora, come sempre, vi lascerò nel video live di oggi che ho fatto prima, questo pomeriggio o questa tarda mattinata, non mi ricordo quando, ancora non l'ho editato, però lascerò i video consigliati nell'angolo qua che ogni tanto esce la scritta. E poi nei riquadri metterò le anteprime dei video più visti. Mi raccomando, se volete aiutarmi, guardate i video che vi suggerirò, forse domani edito i video, e condividete i miei video più visti. Basta che andiate nel mio canale e selezionate video, vi apparirà la lista dei video, vi appariranno gli ultimi, voi andate a cercare i più visti.
quando incontrerete i video più visti con più visuals, condivideteli. Adesso vi lascio perché si è fatto molto tardi. Ciao.